Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ovodonazione e per farlo siamo in collegamento da Livorno con il dottor Giuseppe Valenti. Buonasera dottor Valenti e benvenuto. Buonasera, buonasera a lei e ai suoi telespettatori. Grazie dottore. Dottor Valenti, che cosa si intende quando si parla di ovodonazione? Allora, l'ovodonazione è una tecnica eterologa che appartiene al mondo della medicina della riproduzione. La medicina della riproduzione è quella branca della medicina che serve ad aiutare le coppie che hanno problemi ad avere i figli. Lei deve pensare che il 40% delle coppie in Italia hanno problemi di sterilità. Il concetto di sterilità è una donna che ha un anno di rapporti tendenti alla riproduzione e che non ottiene la sua gravidanza desiderata. Possibilità cosiddette di colpa, ma non è una colpa, ma sono soltanto le cause sono al 50% maschili, al 50% femminili. Una delle cause in questo momento più frequenti è quello di cercare una gravidanza in età avanzata. È qualcosa che sempre di più fa parte della società in cui viviamo. Le donne cercano una gravidanza a 40 anni, a 41, a 42 anni. Non è una scelta volontaria, spesso è frutto della società in cui viviamo. Abbiamo problemi di soldi, abbiamo problemi anche semplicemente di carriera. È una cosa assolutamente corretta, una donna imposta la propria vita anche nel mondo del lavoro, come è giusto, e si ritrova a fare una carriera che non ti lascia spazio, per esempio, per avere un figlio. Così tante altre realtà, anche le politiche spesso non ti aiutano, le politiche sociali. Ci sono regioni in cui, per esempio, non abbiamo aiuti, che facendo un esempio molto, molto semplice, gli asili, per esempio, che ti possano aiutare. E quindi già pensare comunque di avere un figlio in una realtà molto difficile, in cui economicamente non sei preparata, ti porta a procrastinare. E quindi arrivi a un'età in cui a 40 anni ti ritrovi ad avere una riserva ovarica fortemente ridotta oppure più avanti fortemente esaurita. Dobbiamo pensare che a 35 anni, come media, la riserva ovarica di una donna si riduce del 50%. È qualcosa ormai che, nonostante si è cominciato sempre di più a fare comunicazione, vi ricordate la comunicazione della precedente ministra della salute, era fortemente contestata nei modi, nella maniera, però ti dava già ti fa aggiungere una qualcosa che spesso è quasi messa da parte, si cerca di non farla propria, cioè il fatto che comunque hai una riduzione della tua capacità riproduttiva. A differenza del maschio, che gli spermatozoi si riproducono in continuazione nell'arco della propria vita, le donne hanno un patrimonio ovocitario che viene nel momento in cui nasce, cioè la mamma gli regala un certo numero, milioni di ovociti. E c'è un momento, un periodo, capacità, che è il periodo proprio riproduttivo, in cui se ne fa uso. Dopodiché si va riducendo sia di numero che anche di qualità. Ecco, questo è qualcosa che ti porta a dovere coscienza e a ricorrere a una tecnica della medicina della riproduzione
che è appunto l'autodonazione. Quindi, dottore, abbiamo visto come l'età incide soprattutto sulle donne per quanto riguarda la riproduzione e quanti motivi ci siano appunto per cui si ricorre alla medicina della riproduzione. Stava dicendo qualcosa lei che voleva concludere il suo discorso. Sì, no, il concetto quindi di ovodonazione è qualcosa che rientra in quel meccanismo di tecniche eterologhe, cioè nel momento in cui mancano gli spermatozoi a un maschio si ricorre alla banca del seme, quando non si hanno ovociti si ricorre a una donatrice. Ecco, questo è il passaggio più importante di un pensiero che si basa sul fatto che io non posso avere in questo momento un figlio perché non ho più ovociti, allora devo riconoscere in una tecnica di PMA come la donazione un'opportunità, non una condanna. E se la tecnica è fatta bene, le probabilità di avere un figlio sono superiori al 50%. Dottor Valenti, come è composto il vostro team di lavoro? Perché so che voi lavorate in team. E come è strutturato un centro di medicina della riproduzione? Un centro di medicina della riproduzione è costituito fondamentalmente da un cuore pulsante che è il laboratorio, dove si fanno incontrare ovociti e spermatozoi, dove si crioconservano i gameti, appunto ovociti o spermatozoi, oppure gli embrioni, e poi quello che è soprattutto il materiale umano. Un team di medicina della riproduzione è costituito da ginecologi, da biologi, da urologi, da ostetici, da psicologi, sono personaggi importanti e fondamentali in ogni pezzetto di questo percorso. Noi abbiamo un centro a Livorno, che è il CRPO, e un centro a Palermo, che è il Genesi. La tecnica dell'ovodonazione, in particolare, si avvale anche di una forte collaborazione con un centro di Kiev. È lì che abbiamo i nostri biologi, in collaborazione con i biologi del centro di Kiev, è lì che cerchiamo le donatrici. Ecco, questo in questo momento che vediamo è una parte dell'equipe. Lì abbiamo lì troviamo le donatrici e che affrontano un percorso di fecondazione assistita, cioè una FIV, una ICSI. Nel momento in cui prendiamo gli ovociti, vengono fecondati a fresco con il liquido seminale che è stato inviato dalla banca, dal centro italiano. Questo è un momento importantissimo del percorso, perché per avere una percentuale di successo molto alta è fondamentale che l'ovocita preso sia fecondato a fresco. Fecondare un spermatozoo ed embrioni nel momento in cui vengono scongelati sono perfettamente normali. L'ovocita invece contiene molta acqua e se non viene fecondato a fresco, ma soltanto fecondato dopo che è scongelato, ha perso molto della propria qualità. E questo è fondamentalmente, in breve, come è costituito un percorso di ovodonazione, perché nel momento in cui si ottengono gli embrioni del centro di Kiev, vengono trasportati in alcuni contenitori che contengono appunto azoto, la mattina partono e la sera arrivano nelle banche italiane, pronti per essere trasferiti alle riceventi dopo un programma di stimolazione endometriale, cioè prepari il terreno e quindi poi con una buona terapia, come dire, far ottenere gravidanze a donne che hanno superato abbondantemente i 40 anni. Se hai mestruazioni o non hai mestruazioni. E poi godere. Come abbiamo risultato, dottore? Non c'è niente di più bello nel momento in cui senti un cuore o due cuori che battono. Questi sono proprio due
ricordo perfettamente la coppia che desiderava avere due gemelli, era una coppia di 42 anni. Niente, è l'unico vero appagamento che noi tutti abbiamo. Immagino la gioia. Quindi, ritornando alla sua domanda, il centro di PMA è costituito fondamentalmente dalla collaborazione multidisciplinare fondamentalmente di biologi, di urologi, eccetera. Noi per esempio abbiamo quattro biologi che si scambiano tra Palermo e Livorno, tra cui sono qui con me la dottoressa Gagliaresi, la dottoressa Ultimieri Federica, che sono le responsabili del laboratorio qui di Livorno. Dottore, quindi abbiamo visto il percorso appunto che fanno gli ovociti. Per quanto riguarda invece il percorso che va ad intraprendere una coppia che decide di fare un trattamento di questo tipo, passo passo, qual è questo, come avviene questo percorso? Allora, parlando sempre dell'ovo donazione, immagino, ecco, nel momento in cui una coppia prende coscienza, o perché è un'età avanzata, o perché c'è un problema genetico, di non avere degli ovociti disponibili, la prima cosa che fa è cominciare innanzitutto un'anamnesi e uno studio ecografico dell'apparato ginecologico interno. Dopodiché, si eseguono degli esami che sono soprattutto infettivologici, sia nel maschio che nella femmina, e il primo passo è quello della raccolta del liquido seminale che viene congelato e inviato al centro di Kiev. A questo punto lì si cercano le donatrici sulla base delle caratteristiche fenotipiche fondamentalmente. Della ricevente, cioè della coppia, e ha dove avere fatto, sono donne sotto i 30 anni, donne che hanno superato tutta una serie di esami genetici, infettivologici, immunologici, e a quell'inizio iniziano un percorso di fecondazione assistita, cioè una vera e propria stimolazione ovarica fino ad arrivare al prelievo ovocitario. Quel giorno viene scongelato il liquido seminale e vengono fecondati quindi gli ovociti. Dopo uno, due, tre giorni otteniamo degli embrioni che vengono congelati e quindi poi trasportati proprio con un responsabile al trasporto. Con tutti i suoi bravi documenti, deve pensare che tutto questo percorso è un percorso non inventato, ma è un percorso validato e studiato con il Centro Nazionale Trapianti e l'Istituto Superiore di Sanità. Piccolo passo, è qualcosa di ha un riscontro in quello che è un manuale della qualità. Ogni passo è controllato dall'Istituto Superiore di Sanità che si conclude appunto con l'arrivo degli embrioni nel centro del centro di riferimento o a Lima o a Palermo. Questo è un momento di inizio della seconda parte, cioè a quel punto abbiamo gli embrioni e si può costruire l'endometrio più adatto e costruire una finestra più adatta per far sì che è quello il momento in cui si trasferisce l'embrione e speriamo che attecchisca, aspettando quei 15 giorni insieme alla coppia. Aspettando che attecchisca. Dottor Valenti, io la ringrazio per aver contribuito alla nostra trasmissione e grazie per essere stato con noi oggi. La ringrazio io. Buona continuazione.
E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.